fiamma tricolore dalla parte degli italiani. Salde radici nel passato, germogli per il futuro. Allora, intanto buonasera. Oggi presentiamo il libro sulle marocchinate di Silvano Ormi. È un tema che scompare spesso dai radar del dibattito pubblico e diciamo anche che è dimenticato dai libri scolastici. E, come sapete, questo evento è targato Fiamma Tricolore. A noi della Fiamma Tricolore è parso importante sottolineare e porre l'accento appunto su queste, sulle disumane violenze che sono state compiute in Italia nel 44 dai cosiddetti liberatori, in modo particolare dalle truppe coloniali a seguito dell'esercito francese, ma non solo. E, ecco, noi parleremo di questo. Approfittavo anche di questo momento per ringraziare lo staff del quale mi onoro di far parte, l'ufficio stampa, nella persona di Pino Manoli, del responsabile stampa, il responsabile social Daniele Mammino, che appunto sta dando una mano, come dire, nella regia. E prima di addentrarci nel tema in oggetto, lascio la parola a Daniele Cerbella, che è segretario nazionale dell'organizzazione. Okay. Buonasera a tutti quanti, a tutti i partecipanti. Ringrazio la moltitudine delle persone. Con piacere vedo tante belle facce nuove, tante persone che ispirano la mia curiosità culturale, perché ho visto scrittori, professori. Va bene, detto ciò, io posso portare i saluti del nostro segretario nazionale e di tutta la segreteria nazionale a questo evento. Spero che non sia né il primo né l'ultimo, anche perché al giorno d'oggi non so se sia un bene o un male, ma ci danno la comodità di stare in casa e seguire determinate cose che sono molto molto interessanti. Soprattutto, ecco, io siccome sono laziale, abito a Roma, diciamo vicino a Roma, questa storia mi tocca quasi da vicino, perché ne ho sempre sentito parlare ma non ho mai approfondito il tema. Detto ciò, io lascio al prossimo relatore, rinnovando i saluti del nostro segretario nazionale Attilio Carelli, che non ha potuto purtroppo partecipare per impegni che aveva precedentemente. Caro Matteo, a te la parola. Grazie, grazie segretario. Bene, che dire, introduco l'autore Silvano Ormi, lo presento, è giornalista, scrittore, ha ricoperto vari ruoli istituzionali, consigliere, assessore, è tuttora dirigente nazionale di Fare Verde e del Comitato 10 febbraio. Qui, come dicevo, abbiamo anche il presidente Emanuele Merlino, che ringrazio insomma di partecipare. Onde evitare insomma perdite di tempo, lascio a te Silvano la parola per iniziare entrare nel tema insomma del libro, dell'argomento. Grazie Matteo, un saluto a tutti. Tengo a precisare che io sono stato consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano, quindi insomma Bene. Le origini sono comuni, insomma, quindi non per me è un vanto aver fatto parte di quel partito, di essere stato, di aver fatto questa militanza, e quindi per me è una condizione sine qua non. Ci tenevo a dirlo agli amici della Fiamma, che se io non faccio parte notorio di nessun partito, ma ovviamente mi impegno, continuo il mio impegno anche sotto il punto di vista letterario e dei libri. Questo libro, non so se tu hai la copertina per far vedere Matteo, se no ecco, lo faccio vedere io, così siamo, ecco, ce l'hai, quindi va benissimo. Non solo la ciociara, e partiamo proprio dal titolo. Perché non solo la ciociara? Perché purtroppo nell'immaginario collettivo delle persone cosa succede? Che molti pensano, anch'io lo pensavo fino a un po' di anni fa, che il problema delle marocchinate, cioè delle violenze contro le donne e gli uomini italiani da parte delle truppe coloniali francesi, fosse limitato soltanto alla ciociaria, no? Tutti conosciamo benissimo il libro di Moravia, conosciamo benissimo il film dal quale poi che è stato tratto, appunto, ispirato dal libro, e che ha visto una grandissima Sofia Loren ricevere l'Oscar per questa sua stupenda interpretazione.
E quindi nell'immaginario collettivo, dicevo, queste marocchinate, questo termine bruttissimo, ma che purtroppo è entrato ormai in uso comune e che quindi utilizziamo gioco forza anche noi, le marocchinate fossero state compiute soltanto in ciociaria. In ciociaria toccano l'apice probabilmente, si tocca l'apice di questo fenomeno, ma le violenze da parte delle truppe coloniali francesi iniziano addirittura dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando le truppe francesi vanno a occupare la Renania e alcune altre zone della Germania sconfitta sono truppe di occupazione e anche lì iniziano a fare delle violenze nei confronti delle donne tedesche. Poi queste truppe verranno ritirate, anche perché ci saranno, parliamo degli anni 1919, 20, 21, verranno ritirate da quella zona della Germania e anche su indicazione di una forte campagna da parte della pubblica opinione, e quindi saranno ritirate e quindi questo fenomeno andrà scemando. Questo fenomeno invece delle violenze si riacutizzerà in terra italiana quando ci sarà nel luglio del 1943 lo sbarco in Sicilia. Sapete tutti che al momento dello sbarco i soldati americani si macchieranno di orribili crimini, verranno uccisi proditoriamente diversi soldati italiani e tedeschi che si erano arresi, e quindi queste violenze, insomma, penso le conosciamo tutti. Io l'ho riportate comunque nel libro perché le volevo tramandare anche a chi non le conosceva. E lì iniziano con lo sbarco di questo primo contingente, che era un contingente di circa un migliaio di uomini in Sicilia, iniziano le gesta, chiamiamole così, delle truppe francesi, delle truppe coloniali francesi, che cominciano a fare violenze nei confronti delle donne siciliane. Però, come si dice dalle parti mie, ci hanno trovato il padrone, nel senso che gli uomini siciliani non è che erano molto accondiscendenti, c'era gente che era comunque bella sanguigna, scusate se uso dei termini un pochettino dialettali, ma rendono l'idea, e quindi cominciano le prime reazioni. Molti di questi coloniali ve l'hanno trovati uccisi, addirittura impiccati, insomma, quelli che si azzarderanno a fare questi crimini, che però purtroppo verranno compiuti in gran numero in terra siciliana, e verranno puniti direttamente dalla popolazione. Il fenomeno si ripropone poi nel dicembre del 1943, quando il contingente francese, cioè il corpo di spedizione francese in Italia, conosciuto come CEF, sbarca a Napoli e nella zona della campagna organizza tutta una serie di depositi, di situazione logistica, e lì iniziano di nuovo queste violenze. Tenete conto che il corpo di spedizione francese in Italia, che non è un'armata, badate bene, perché sia inglesi che americani non vogliono assolutamente riconoscere questo status agli alleati francesi, e quindi non daranno mai autorizzazione per definire armata o corpo d'armata le truppe francesi. Si tratterà soltanto di un corpo di spedizione, useranno questo termine che salvava un pochettino capra e cavoli. Come noi non siamo stati alleati, no? Nella Seconda Guerra Mondiale, ma le truppe del Sud erano dichiarate co-belligeranti, quindi poi Pietro, che magari potrà fare qualche intervento su questi termini, che qualcuno potrà dire, ma perché li sottolinei? Bisogna sottolinearli perché storicamente sono questi e quindi rendono bene l'idea di quello che era la situazione in cui si trovavano sia i francesi che gli italiani sotto diversi aspetti. Quindi dicevo, c'è questo sbarco a Napoli. Napoli è una città in quel periodo che viene denominata la Shanghai del Mediterraneo, si trova di tutto e di più, e quindi questi soldati magrebini francesi si trovano nel loro ambiente naturale. Nonostante ciò continueranno le loro violenze anche nei confronti della popolazione della campagna, sono numerosissimi gli episodi. Da chi è composto questo corpo di spedizione francese? Si tratta principalmente di tunisini, algerini, marocchini e senegalesi, e alcuni elementi, diciamo, dell'Africa del Nord,
che spesso e volentieri non conoscono nemmeno il francese, conoscono soltanto gli ordini, conoscono solo il loro idioma, però sanno bene che comunque gli ufficiali francesi, che i quali meditavano la vendetta nei confronti dell'Italia già dai tempi della famosa, ormai troppo mitizzata, pugnalata alle spalle dell'Italia, e ovviamente lasciano diciamo carta bianca, lasciano la possibilità a queste truppe di sfogare la loro belluina violenza nei confronti della popolazione civile. Ovviamente questo arriviamo, ecco, poi con l'avanzata arriviamo nella zona del Frosinate, della Ciociaria. Lì l'avanzata degli alleati si infrange contro la linea difensiva tedesca e rimarranno lì impantanati per diversi mesi, fino a che nel maggio del 44 c'è la grande offensiva e queste truppe vengono galvanizzate dicendo che se attraverseranno, se riusciranno a sconfiggere le truppe tedesche, allora avranno libertà d'azione e potranno fare ciò che vogliono. Si parla spesso di una sorta di annuncio, no? Del famoso appello del generale Juin, che era il comandante del CEF. È stato riproposto questo appello in varie forme e in varie diciamo redazioni. Io credo, almeno dai lavori che abbiamo fatto noi come Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, che si tratti di un falso. Non credo che il generale Juin sia stato così stupido ad aver lasciato dei fogli in giro. Non è vero che c'è stata questa distribuzione di volantini tra le truppe, che tra l'altro erano per la maggior parte analfabeti o che comunque non conoscevano il francese e non leggevano l'arabo, perché essendo analfabeti, e quindi si è trattato solamente di un passaparola, sicuramente, che ha influito, ha influenzato e ha scatenato vengono mandate come carne da macello, quindi riescono a sfondare la linea difensiva tedesca e sciamano nelle vallate sottostanti, e lì si abbandonano a violenze continue. Quindi questa storia delle 50 ore, cioè il voler limitare solo a 50 ore e voler limitare da parte di alcuni storici soltanto le violenze alla Ciociaria, è una balla colossale. Quindi come vi ho spiegato, iniziano le violenze in terra siciliana, proseguono in Campania, proseguono e raggiungono un apice terribile in Ciociaria, e tant'è che nella sfilata del luglio del 1944, dove le truppe alleate faranno la loro sfilata in Via dell'Impero a Roma, soltanto un reparto marocchino potrà sfilare a Roma, potrà entrare a Roma, perché ci sarà un divieto assoluto da parte del Papa, che conosceva benissimo le violenze che erano state compiute da questi criminali nel sud dell'Italia, e quindi la maggior parte del corpo di spedizione francese verrà fatto passare a nord di Roma e si rimetteranno in linea proprio nella mia terra, nella Tuscia, in provincia di Viterbo, su una linea, diciamo, di combattimento che all'incirca, se conoscete la zona, è Tuscania, Petralla e il lago di Bolsena. Anche lì ovviamente si metteranno in evidenza con le loro violenze, ma fortunatamente in provincia di Viterbo lo spostamento del fronte sarà talmente veloce che loro non potranno diciamo colpire più di tanto. Io ho censito circa un centinaio, appena un centinaio, dico appena rispetto alle migliaia di casi che conosciamo, un centinaio di violenze nei confronti di donne. Addirittura in provincia di Viterbo si macchieranno, ma non è solo lì, ma anche in altre parti d'Italia, si macchieranno di diversi omicidi, e la città più colpita è quella città di Montefiascone, dove io alla precedente amministrazione, che adesso è caduta, avevo chiesto di avviare la procedura per il riconoscimento della medaglia d'oro al valor civile o al valor militare per il gonfalone della città di Montefiascone, perché è una città dove ci sono stati uccisi 3 uomini, una donna e il suo figlio di 5 anni. Quindi insomma ci sono stati dei fatti veramente di sangue, veramente terribili.
Quindi dicevo che vado rapidamente, insomma, alla conclusione, perché vi sto narrando un pochettino le vicende che poi dopo sono puntualizzate meglio nel libro, quindi ovviamente l'invito a comprarlo, edito da Fergen, da Federico Gennaccari, che ringrazio perché è un editore, piccolo editore, ma di grandi vedute. Dicevo, ecco, il passaggio del fronte nella provincia di Viterbo è abbastanza veloce e arriviamo in Toscana. Anche lì in Toscana colpiranno duramente, quindi sarà interessata la provincia di Siena, ma anche parte della provincia di Grosseto, dove le violenze saranno inenarrabili, sarà l'isola d'Elba, perché un contingente di questo corpo di spedizione francese, composto in maggior parte da senegalesi, sbarcherà sull'isola d'Elba e tutte le caserme dei carabinieri saranno saccheggiate, tutti i carabinieri che erano rimasti ai loro posti, che facevano parte della Guardia Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale, ma che rimangono al loro posto per mantenere l'ordine e per difendere la popolazione, verranno tutti derubati e picchiati, e la popolazione dovrà scappare su una delle montagne che dominano l'isola d'Elba, e scenderanno da quella posizione solo 25 giorni dopo, quando il contingente risalirà sulla nave e se ne andrà. Quindi violenze incredibili. Quindi anche in Toscana, soprattutto, ripeto, nell'isola d'Elba, ci sono stati tantissime violenze, tant'è che pensate, qualche anno fa una delegazione di senegalesi che stava in Italia, quelli che, per capirci, che vendono le borse, fanno vendita di oggetti vari lungo la spiaggia, si presentarono a un comune dell'isola d'Elba dicendo che volevano festeggiare questo avvenimento, e furono invitati gentilmente ad andarsene perché non era il caso. Scoppiò una polemica incredibile perché anche lì lo sbarco, la cosiddetta liberazione, non viene accolta molto bene dalla popolazione locale. Sono stato recentemente all'archivio di Stato di Siena e anche lì ho trovato diverse testimonianze. Noi, diciamo, alcune testimonianze ci indicano che questi signori hanno colpito anche quasi alle porte di Firenze. Cosa succede? E vado alla conclusione. Succede che questi soldati nel luglio del 1944 vengono ritirati dal fronte italiano. Il fronte italiano ormai non ha più nessuna valenza perché ormai c'è lo sbarco in Normandia, stanno per sbarcare in Provenza nell'agosto del 44, quindi questi soldati devono andare a liberare la Francia. Quando sbarcheranno in Francia verranno tenuti ovviamente sotto controllo. Quando queste truppe sciameranno dentro la Germania, gli verrà tolto ogni freno e quindi continueranno a colpire. Il problema qual è? È che non è soltanto che ci sono delle violenze carnali, delle uccisioni sull'immediatezza. Questi soldati poi lasciano dietro di sé uno strascico incredibile. Intanto le donne sono violentate, quindi la violenza è una cosa terribile, no? Una violenza sessuale è una violenza terribile. In più questi soldati lasciano queste donne infettate da malattie tremende, malattie venere tremende. Noi abbiamo registrato casi ovviamente di queste malattie venere, abbiamo registrato anche un aumento dei casi di tifo, di tubercolosi, di scabbia, perché questi soldati ovviamente non avevano, lasciavano questi strascichi dietro di loro. Poi i casi di follia, tante donne che sono dovute ricorrere a cure mediche, che addirittura sono state ricoverate in ospedale o in manicomio, quindi c'erano delle situazioni terrificanti. In più a tutto questo, a tutte queste violenze, bisogna aggiungere anche il fatto che queste donne violentate poi molto spesso dovevano andare a cercarsi marito in qualche paese vicino o andare via addirittura dal paese, perché c'era sempre quello che le indicava al dito come le marocchinate, e quindi bisognava andare a cercare marito da qualche altra parte perché gli uomini del paese dove stavano non le tenevano in nessuna considerazione, o comunque la vergogna era grossa. Tenete conto che moltissimi
moltissime di queste violenze non sono state denunciate. Cioè ancora oggi una donna che subisce violenza trova grandi difficoltà a denunciare la violenza subita. Immaginatevi 75 anni fa, 76 anni fa, quello 77 anni fa, che cosa voleva dire andare a denunciare una violenza. Concludo, poi dopo ovviamente aspetto le domande degli amici e degli esperti che sono in collegamento. Spesso e volentieri ci chiedono il numero, no, delle violenze. Quanti sono state le donne violentate? Non lo sapremo mai. Io penso che non lo sapremo mai. Tenete conto che gli archivi francesi sono chiusi fino al 2047. Fino al 2047 non si potrà accedere a questi archivi. Una ricercatrice francese, una professoressa francese, sembra che sia riuscita ad accedere a questi archivi e butta là una cifra di 5.000 casi, che è assolutamente una cifra molto riduttiva. Qualcun altro parla di 60.000 casi, qualcun altro di 20.000. Io penso che una o 20.000 non cambi niente, cioè nel senso che le violenze ci sono state ripetute, sono state tollerate dagli ufficiali francesi, è mancata clamorosamente l'azione di comando, o comunque si è volutamente non si è attuato nessuna azione di comando e di repressione nei confronti di queste truppe, che sono state lasciate libere di fare ciò che voleva, e quindi non sapremo mai veramente quante sono. Io l'ho detto, solo nella provincia di Viterbo ho trovato un centinaio di casi, quindi pensate voi il passaggio che hanno fatto queste truppe, e perché poi dopo hanno colpito sia all'andata mentre avanzavano e sia al ritorno quando rientravano verso Civitavecchia, perché poi dovevano imbarcarsi da Civitavecchia e credo si siano imbarcati anche da Livorno per andare poi a fare l'invasione della Provenza, della parte a sud della Francia. Quindi è un fenomeno assolutamente incredibile, che però purtroppo trova, ecco, io collego spesso una similitudine con le marocchinate, cioè la similitudine tra le marocchinate e le foibe. Purtroppo da ne parti nostre si dice che la mamma dei fessi è sempre incinta, e allora questi personaggi che aumentano tutti gli anni anche nel settore, oltre che nel settore delle foibe, no? Ci sono negazionisti, riduzionisti, persone che cercano di giustificare le foibe, no? Come se fossero una reazione dei poveri jugoslavi nei confronti di vere o presunte violenze subite dal fascismo, eccetera. La stessa cosa succede per le marocchinate. Spesso e volentieri noi ci troviamo commenti, articoli, eccetera. Dice sì, vabbè, c'è stato, però, cioè si cerca sempre di giustificare, no? In questo mondo dove poi ci troviamo a confrontarci con dei documenti e con delle testimonianze, perché io posso raccontare la mia esperienza. Io quando ho iniziato a scrivere questo libro, e concludo veramente questa mia prima parte di intervento, io ho iniziato per caso, io stavo facendo una ricerca sul passaggio del fronte in provincia di Viterbo, all'archivio di Stato di Viterbo, ho trovato un fascicolo con su scritto donne violentate dai marocchini in provincia di Viterbo. Ho aperto questo fascicolo e lì è uscito il vaso di Pandora, cioè si è aperto il vaso di Pandora. Sono usciti fuori i primi nomi e poi piano piano, scavando, cercando, eccetera, sono riuscito a trovare tanti documenti. E a un certo punto pensavo, vabbè, ma tanto, sai, sono cose di 70 anni fa, Silvano, ma che te ne frega, ma insomma, tranquillo, no? Insomma, da storico uno vede queste vicende, no? Cerca di essere il più asettico possibile, no? Cerca sempre di estraniarsi un po' dalla problematica. Io devo dire che ho avuto 6-7 mesi di blocco, perché poi a un certo punto ho pensato, ma queste povere donne potevano essere mia nonna, mia zia, mia mamma, cioè potevano essere, cioè dietro questi fogli di carta c'erano delle testimonianze, e non ho avuto prova quando sono andato a presentare il libro, poi dopo c'è stato il lockdown, in provincia di Viterbo, gente che si avvicinava, persone che mi raccontavano le loro vicende con le lacrime agli occhi,
parenti, nipoti delle vittime che ci raccontavano episodi, ci raccontavano tante sfaccettature che un documento freddo di archivio non ti può trasmettere. E lì è stata veramente la prova che questa situazione, queste violenze terribili da parte delle truppe coloniali francesi è ancora molto sentita tra la popolazione. La popolazione ancora, soprattutto della Ciociaria, ma posso portare l'esempio della provincia di Viterbo, ancora gli anziani raccontano questi episodi, raccontano quello che è successo. E allora, se giustamente si ricordano tante tragedie, recentemente ce n'è stata qualche giorno fa, ce n'è stata una, bisogna che secondo me per correttezza e per rispetto delle vittime bisogna che si parli anche di questi problemi qua, si parli delle foibe, si parli delle violenze da parte dei marocchini, le cosiddette marocchinate di questi coloniali francesi, si parli di tanti dei bombardamenti indiscriminati. Cominciamo a parlare anche di queste cose, perché io credo che non bisogna fare vittime di serie A e vittime di serie B. Sono dei morti che purtroppo hanno subito quello che hanno subito, bisogna ricordarlo. In particolar modo le marocchinate, perché bisogna ridare dignità a queste donne e a questi uomini, perché ci sono anche diversi casi di uomini uccisi ma anche violentati, che hanno subito violenza contro natura. Quindi queste vicende vanno contestualizzate, ma vanno anche ricordate, perché non c'è solo un determinato episodio nella storia della Seconda Guerra Mondiale, ci sono tanti episodi e questi vanno sottolineati. Io quello che ho cercato di fare nel libro è proprio raccontare queste vicende, ovviamente di tutta l'Italia. In particolar modo ho parlato per la prima volta, non l'aveva scritto mai nessuno, della provincia di Viterbo, e poi ho parlato anche della Toscana, che anche queste violenze in Toscana erano un po' misconosciute. Io, Matteo, mi fermerei qui. Sì, non sono stato nei 20 minuti, forse, non so, no, se no, sono no, un po' più lungo, però ecco, ho dato un po' un'infarinatura di quello che potrebbe essere, diciamo, la problematica che stiamo affrontando questa sera. No, Silvano, ti ringrazio per la forte sintesi, ma anche per aver rispettato i tempi. Io qui di fianco il mio orologio, insomma, e mi dice che sei stato molto puntuale. Grazie davvero per tutto. Facciamo un salto dal Lazio e ritorno a Parma. Introduco l'altro relatore, Egidio Bandini, condirettore del Candido, collaboratore della Gazzetta di Parma, autore di diversi volumi. Mi piace ricordare, visto insomma che abbiamo esponenti di altri comitati, che Giglio Bandini ha coordinato il comitato per le celebrazioni del 50° della morte di Giovannino Guareschi. Lascerei la parola appunto al direttore Bandini. Prego, Egidio. Allora, io vorrei fare solo una considerazione di ordine generale. Intanto ringrazio Silvano, l'autore, perché ha esposto benissimo i contorni drammatici di questa tragedia immensa, che non è senz'altro minore delle tante altre tragedie che ha provocato la Seconda Guerra Mondiale. Appunto, sono tante, ma c'è un mantra che noi ci sentiamo ripetere in continuazione, soprattutto in questi giorni, soprattutto in questi momenti, anche ce lo sentiremo ripetere anche fra qualche mese, come succede sempre: non dimenticare. Per ricordare bisogna non dimenticare. E allora non dimentichiamoci, ma non dimentichiamoci anche di questi fatti. Non dimentichiamoci delle foibe, non dimentichiamoci delle marocchinate. Tra l'altro è abbastanza, non vorrei dirlo perché comunque sembra un termine riduttivo, cioè marocchinate, sembra una mascalzonata. Non è una mascalzonata, sono dei crimini contro l'umanità. Dobbiamo rendercene conto di questo, come quelli che sono stati commessi da tanti, non solo nella Seconda Guerra Mondiale, nella prima. È meritevole avere fatto questa indagine, avere trovato i documenti, dimostrare quanto siano stati violenti questi soldati coloniali, questi tunisini, marocchini, ecco perché è riduttivo anche marocchinate, se erano anche tunisini, se erano nordafricani, se erano algerini. Il comandante, tra l'altro, Jouen, mi pare che fosse un algerino questo generale. E quindi bisogna ricordare, bisogna fare lo sforzo di ridare, ha ragione l'autore, dignità a queste persone
che hanno subito queste violenze. Fortunatamente, faccio una considerazione che ha a che fare anche con Giovannino Guareschi, devo dire che quest'anno, nella posa delle pietre d'inciampo, che ormai è diventata una consuetudine nella giornata della memoria, vengono riscoperti anche gli ex internati militari italiani, di cui faceva parte anche Giovannino Guareschi. Queste centinaia di migliaia di soldati che hanno detto no, sono finiti nei lager nazisti e hanno comunque avuto la loro parte. E vengono fortunatamente riscoperti. Viene data loro ancora dignità, dignità che non hanno mai avuto. Ecco, quindi c'è veramente il desiderio e anche forse la volontà di cercare di ricordare tutte queste cose. Da una parte e dall'altra, ha ragione Silvano, non ci sono vittime di serie A e vittime di serie B. Al cimitero della Villetta di Parma, che è un cimitero monumentale, tra l'altro bellissimo, è sepolto anche Niccolò Paganini, se vi capitasse, non è una meta turistica, però vale la pena farci un giro, soltanto per rendersi conto di cosa voglia dire. Ecco, al cimitero di Parma era stata posta una lapide a ricordo dei caduti della Repubblica Sociale Italiana. È stata distrutta, penso, un paio di volte, poi finalmente anche le zucche più tenaci hanno capito che erano vittime anche quelle, non vittime di serie B, perché normalmente c'era una vecchia canzone degli ABBA che tradotta in italiano dice: il vincitore si prende tutto e chi perde è costretto a cadere a terra, a starsene per terra. E questo non è giusto assolutamente, perché non ha nessunissimo senso. Ricordo purtroppo che l'assegnazione della medaglia al valor militare al capitano Paride Mori, questa medaglia, dietro insistenza di una parlamentare della quale non faccio il nome perché oggi le querele volano come le rondini, è stata tolta al capitano Mori, assassinato in un attentato, perché si sosteneva che fosse morto in combattimento. Siccome ai lui era dalla parte, tra virgolette, sbagliata, cioè combatteva per la Repubblica Sociale, è andata a finire che la medaglia gliel'hanno tolta e gli eredi, i familiari, i poveretti, hanno dovuto restituire alla prefettura di Parma questa medaglia. Quindi voi immaginatevi la beffa, l'umiliazione di dover restituire anche questa medaglia. Ecco perché trovo che, chiamiamole marocchinate, non mi va, cioè i crimini commessi da questi coloniali, da questi soldati coloniali francesi, le foibe, quindi i delitti, gli assassini, gli omicidi, ma anche la deportazione di questo popolo istriano, dalmata, italiani, non dimentichiamoci di questo, erano e sono italiani e sono stati nei campi profughi fino agli anni 60. Questo è un dramma del quale le foibe naturalmente sono l'aspetto più violento, più tragico, più drammatico, ma il fatto che esistessero dei campi di prigionia, perché erano quelli, campi profughi, dove erano confinate famiglie italiane, è questo. E di questa vergogna si parla sempre troppo poco. Ora, io spero che, come è successo meritoriamente per queste marocchinate, come è successo per le foibe, che ci sia qualcuno che si interessi veramente di ricordare queste famiglie, che tra l'altro vivevano in uno stato di assoluta promiscuità, si ritrovavano divise forse da un lenzuolo, l'una dall'altra, in questi campi profughi terribili, gli italiani, non dimentichiamoci di questo, erano italiani a tutti gli effetti. Poi si può fare la dietrologia, ci sono persone, lo diceva prima Silvano, che dicono sì, ma le foibe sono state una ritorsione a quello che avevano fatto prima, ma adesso la deportazione perché c'era stata l'usurpazione. Ho capito, possiamo andare a trovare mille cose, perché se andiamo indietro nel tempo, allora tutti i popoli europei, se vogliamo, si sono massacrati per millenni vicendevolmente e oggi bisogna stare nell'Unione Europea. Se dovessimo andare a rivangare tutte queste cose, non giustificatamente, noi potremmo dire no, ma a me non vanno i francesi, a me non vanno gli spagnoli perché hanno fatto l'Inquisizione, io non ne voglio sapere. Insomma, avremmo mille scuse per riuscire a cambiare le carte in tavola, ma queste tragedie vanno ricordate assolutamente. Questo, ripeto,
mantra che in questi giorni continua ad essere ripetuto, che verrà ripetuto ancora, che fra qualche mese ci ritroveremo. Bisogna ricordare, bisogna non dimenticare, bisogna, ho capito, bisogna ricordare però tutto, non ricordare solo quello che va bene da una parte. Ricordiamo tutto, meritoriamente, e concludo perché questo mi sembra un esempio abbastanza significativo. Il Comune di Fidenza ha dedicato un monumento a un aviatore della Repubblica Sociale Italiana, in questo momento mi sfugge il nome, ma l'aterosclerosi galoppa. Comunque il Comune di Fidenza, che è governato dal centro-sinistra, ha dedicato a questo aviatore, eroe, asso dell'aviazione della Repubblica Sociale, che poi è diventato istruttore dell'aeronautica italiana, un monumento, scatenando polemiche tremende, ma giustamente l'amministrazione comunale di Fidenza ha ritenuto di dover omaggiare questo eroe che ha salvato famiglie fidentine e non solo dalle bombe, ahimè, alleate. Fidenza nel 1944 è stata distrutta per buona parte dai bombardamenti alleati, e questo aviatore, tutte le volte che aveva l'opportunità di dirlo, diceva: io soltanto per il fatto, se immagino di essere riuscito a salvare una famiglia della mia città, per me questo è il più bel gesto che rifarei mille volte nella vita. E allora ripeto e chiudo ringraziandovi tutti, saluto tutti perché purtroppo io devo abbandonare la conferenza, vi ringrazio, vi saluto e ripeto, per tutto quello di cui stiamo parlando, per tutto quello di cui parleremo e si parlerà, speriamo, sempre di più, cerchiamo davvero, come dicono in tanti, di non dimenticare. Grazie, a te Matteo. Grazie Egidio, e approfitto, grazie ancora davvero, grazie per aver accettato l'invito e grazie della relazione, insomma, dei riferimenti al nostro territorio, Parma, provincia, grazie ancora. E saluto l'avvocato Anna Maria Sgromo, che vedo che è collegata, e la rappresentante dell'ufficio legale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, ma saluto anche Laurenzia Azzolini, la cara amica da Reggio Emilia. E, introduco l'altro relatore, un caro amico, insomma, cerco di invitarlo spesso e ringrazio sempre, insomma, perché accetta, insomma, sempre gli inviti. E Daniele Trabucco, io tra l'altro ho riassunto un po' i curricula dei vari relatori, perché insomma sono tutti, come si dice, personaggi di spicco, per cui ecco, anche con Daniele ho fatto lo stesso, mi perdonerà, insomma, con il suo lungo curriculum. Daniele Trabucco, docente di diritto costituzionale italiano e comparato, molto attivo, come dicevo, come pubblicista, infatti è scrittore, accademico, insomma tanta roba. E quindi insomma, da Parma saltiamo in Veneto, lascio a te la parola, Daniele. Grazie, intanto buonasera a tutti, grazie Matteo, e un ringraziamento anche a Fiamma Tricolore per questo graditissimo invito, mi sento in famiglia, poi con alcuni ci conosciamo e quindi è un piacere. Devo dire che ho ascoltato con molto interesse le relazioni che mi hanno preceduto, sia quella del dottor Silvano Olmi, la presentazione del suo libro che non ho avuto il piacere di leggere, mi dovrebbe arrivare a giorni, quindi lo leggerò con estremo interesse, con grande attenzione, cercherò anche di fare una recensione nelle mie riviste scientifiche con le quali collaboro, e devo dire che ho imparato tantissimo. Insomma, la questione delle marocchinate la conosco in maniera molto superficiale e devo dire che il suo testo credo che possa costituire davvero un documento storico prezioso, anche perché ha allargato, no, questo campo di indagine anche al di là, no, della ciociaria. Lei prima ha evidenziato, no, tutta la questione di come il fenomeno ha coinvolto anche altre parti del territorio nazionale. Credo che, insomma, ben vengano lavori storici di questo tipo, perché credo che, pur non avendolo letto, ma ascoltando la relazione del dottor Olmi, credo che lui abbia un grande merito, che è quello di far emergere dall'oblio una tragedia.
questa è stata una tragedia, questo è stato un dramma dimenticato. Ecco, credo che il dottor Olmi nel suo testo, che mi auguro abbia il successo editoriale che merita, veramente ha avuto questo grande compito, che è un compito non semplice oggi, in un'epoca di pensiero unico, di mainstream, di pensiero politicamente corretto, di un pensiero che ti spaccia per essere un revisionista. Poi mi permetterete di dire due parole su questo concetto. Ecco, credo che la spiegazione che ha fatto il dottor Olmi prima sia in qualche modo fondamentale, perché è una narrazione documentata, storica, che in qualche modo cerca, e bene vengano queste iniziative, cerca di mettere in qualche modo le crepe davanti a una storiografia dominante, che purtroppo è una storiografia, passatemi il termine, l'aggettivo, dogmatica. È assolutamente una storiografia dogmatica, è una storiografia unilaterale, una storiografia a senso unico. Prima è stato citato il libro di Moravia, no? Il libro del 1957. Ecco, io credo che il libro di Moravia debba essere, alla luce degli studi che sono stati fatti dal dottor Olmi, da quanti hanno scritto proprio in materia, debba essere riletto. Deve essere riletto in una chiave completamente diversa. Perché con l'impostazione, diciamo così, neorealista che caratterizza un po', no, la poetica di Moravia, non c'è solo un atto di accusa nei confronti degli obbrobri, del dramma della guerra. La guerra è sempre un dramma. Ma penso anche proprio un vero e proprio atto d'accusa verso il cosiddetto esercito di liberazione, in particolare di questi gruppi che si sono contraddistinti per violenze di natura psichica e fisica. Quindi ecco, credo che questi nuovi studi e complimenti agli editori che hanno coraggio di pubblicarli, credo che siano davvero fondamentali, proprio perché permettono di dare uno sguardo nuovo, uno sguardo, passatemi l'aggettivo, sinottico, uno sguardo di insieme, uno sguardo non più di parte, su quello che è accaduto nella storia italiana e non solo del secolo breve, insomma del secolo scorso, del Novecento. Lo leggerò, dottor Olmi, il suo testo, e lo leggerò con estremo interesse, anche perché mi ha molto incuriosito. È un tema che conosco molto superficialmente, ammetto veramente la mia ignoranza, e quindi io devo solo imparare da chi ovviamente ne sa più di me. Voglio solo fare delle brevi osservazioni di natura metodologica, se me lo consentite. Siamo collegati in 36, è un numero importante, è venerdì sera, siamo tutti stanchi, anch'io ho avuto una giornata, esami all'università, insomma, siamo qui a parlare di un tema che dovrebbe essere, qualcuno prima ha parlato, sono passati più di 70 anni, ma perché vai negli archivi, perché... Eppure siamo in 36 qui ad ascoltare, qui a leggere un lavoro scientifico. Quindi abbiamo livello. Avuto il picco dei 41, comunque sì, adesso siamo... Molto bene, non ho alcun dubbio, questo è merito vostro, è merito tuo, Matteo, che hai organizzato, è merito dell'autore del libro. Ecco, io vorrei dire una cosa, qualcuno si incuneasse adesso, non sapesse chi siamo, cosa stiamo facendo, qual è la nostra Weltanschauung, qual è la nostra visione politica, che io ovviamente... pur non essendo iscritto, ma condivido e sposo totalmente, qualcuno ci darebbe del revisionista. Impropriamente ci darebbe del revisionista. Io credo che questo non sia revisionismo. Io credo che questo sia, e cercherò di motivarlo, un modo diverso e forse più corretto, più obiettivo, di fare storia. Noi oggi in Italia abbiamo i grandi storici, sono sempre quelli i nomi che tornano, no? Ci sono gli storici di serie A, ci sono però anche degli storici, passatemi l'aggettivo che non vuole essere offensivo, attenzione, anonimi, ma che hanno un grande bagaglio sotto il profilo documentale e sotto il profilo del giudizio storico che danno a certi fatti. E io credo che eventi come questi debbano portare alla luce storici di grande valore come
il dottor Olmi, il lavoro che ha fatto e tutti coloro che si sono concentrati su questo, ma che non hanno, per evidenti ragioni legate al politicamente corretto, una visibilità che invece certi storici di regime, passatemi il termine, attualmente in Italia hanno o hanno avuto. Dicevo, perché questo lavoro non è un lavoro revisionista? Sapete perché? Perché l'aggettivo qualificativo revisionista, ha marchiato anche l'opera di un grande storico come De Felice, dei suoi allievi, in realtà non ha nulla di accademico e non ha nulla di storico. Sapete chi usa per la prima volta questo termine? Che oggi viene utilizzato per distinguere dai negazionisti. Viene utilizzato da un certo Lenin, forse il nome ci ricorda qualcosa, un certo Lenin, che lo aveva riservato a Edward Bernstein, che era un socialdemocratico tedesco della fine dell'Ottocento. Sapete cosa aveva fatto? Era reo di voler correggere la dottrina marxista alla luce delle ultime tendenze del capitalismo, contrapponendo la via riformista alla rivoluzione bolscevica. E quindi da qui è invalso questo uso che è arrivato anche oggi, ma di cui forse non ci rendiamo conto della portata ideologica che ha, di indicare tutti coloro che, anche dalle cattedre universitarie o da spazi culturali come può essere il nostro, anche se connotato sotto insomma, un'etichetta di natura politica, intendono smontare pezzo per pezzo i miti della storiografia tradizionale, dagli eroi risorgimentali alla cosiddetta resistenza, al regime mussoliniano, all'esperienza della Repubblica Sociale, eccetera. Beh, posso dire che questa visione, questo modo di intendere il revisionismo è un modo assolutamente ideologico? Ed è un modo parziale. Sapete perché è parziale? Perché contrappone da una parte il detentore della verità, chi si erge a detentore della verità, quindi lo storiografo dogmatico, e chi invece in qualche modo quella verità cerca di scalfirla, osa scalfirla, si permette di scalfirla. Ecco, quindi io non credo che qui siamo in presenza, qualcuno appunto entrando in questa chat, in questa sala riunioni virtuale, potrebbe dire questi sono dei revisionisti. No, noi non stiamo discutendo di un revisionismo, stiamo discutendo con uno storico, che ho avuto l'onore di conoscere questa sera, che ho apprezzato nella relazione e apprezzerò sicuramente il libro, mi dovrebbe arrivare a giorni anche se, ripeto, non ho avuto modo di leggerlo. Uno storico a cui si potrebbero applicare, a lui come a tanti altri che hanno lavorato in questo settore, le riflessioni di Marc Bloch. Bloch non è sicuramente vicino alla nostra area politica. Lo conoscete, Marc Bloch, il grande esponente della scuola francese degli Annales, no? E scrive un'opera, Bloch, che è l'Apologia della Storia. Quindi è lontano alle luci dalla nostra visione politica, Bloch. Però Bloch, io sono andato a leggermi questo passo, mette in evidenza un aspetto importante, cioè quale dovrebbe essere il mestiere dello storico. Il mestiere dello storico è quello sì di indagare il passato, lo storico indaga il passato, legge il passato, e ricorre però a documentazioni disperse e variegate, che è quello che ha fatto poi il dottor Olmi nel suo testo, che consentano, ecco perché Silvano Olmi non è un revisionista, come non lo sono coloro che si sono occupati di questi temi, perché consentono non una visione diversa, attenzione, ma una visione più ampia, che può portare a delle letture diverse, ma non è una visione diversa, è una visione più ampia rispetto a quella data dalla storia politica che si è stratificata nel tempo e che poi è fatta dei vincitori.
Cioè, io credo che l'opera di Olmi sia, innanzitutto, come ho avuto modo di sentire dalla relazione, un'opera assolutamente depoliticizzata. Io non ho trovato intenti politici. E soprattutto un'opera deideologizzata. Ed è questo, secondo me, quello che deve animare lo storico di professione. Cioè, comprendere il passato, ma anche giudicarlo, perché non basta comprenderlo, noi siamo chiamati anche a giudicarlo quel passato, attraverso il più ampio spettro possibile sotto il profilo documentale. E quindi io credo che, e concludo veramente, perché poi voglio sentire chi sul tema ne sa più di me, io credo che mentre il revisionismo implica su di sé un giudizio di valore, uno storico sinottico di ampio respiro, questo giudizio di valore non lo dà, lo lascia dare agli altri, offre agli altri delle chiavi di lettura, delle chiavi interpretative più ampie, che consentono davvero di formarsi con libertà una visione sui fatti che purtroppo spesso sono caratterizzati da una coltre propria, è stata collocata lì, una coltre di polvere messa lì dalla storiografia politica dominante. Quindi io da accademico non posso che plaudere a iniziative di questo tipo. Ho chiesto all'editore qualche giorno fa, mi ha messo in contatto Matteo, che ringrazio. Matteo è una fucina, quest'uomo è una fucina, perché riesce a raccogliere davvero in una serata personalità che vedo di altissimo rilievo, di altissimo spessore, un gruppo politico compatto per parlare di temi che, insomma, non sono proprio robetta da poco. Ecco, quindi io davvero accademico non posso che io sono un accademico fondamentalmente eretico, infatti me ne lavoro in Svizzera tranquillo, perché penso che in Italia avrei poco spazio, lavoro anche in Italia, insomma, diciamo che mi tollerano. Però devo dire da accademico che ben venga un approccio storico come quello del dottor Silvano Olmi, e resto davvero in attesa di avere il suo libro, di poterlo recensire, di poterlo studiare, perché, ripeto, devo solo imparare, perché finalmente ci sono delle persone che ci mettono anche la faccia, che hanno il coraggio di togliere il velo di Maya su quella narrazione dominante, che sono state citate le foibe, eccetera, che da troppo tempo, purtroppo, questo paese soffre, vive, portando, se volete, ad una sorta anche di ignoranza. Perché io vorrei vedere quanti studenti dell'università o della scuola superiore sanno che cosa sono le marocchinate. Peraltro, non collocate solo in un arco temporale ben preciso, ma anche addirittura nel periodo, diciamo così, appena successivo, mi pare di aver capito, alla prima guerra mondiale. Quindi grazie dottor Olmi, grazie per il suo intervento, e davvero leggerò con estremo interesse il suo testo, e davvero le faccio i miei complimenti. Grazie Matteo, io mi sono limitato veramente a una brevissima considerazione di metodo. Grazie. Daniele, ti ringrazio anche a te per l'intervento e per i tempi, insomma, che hai voluto rispettare. Sì, mi unisco anche ai tuoi ringraziamenti per l'amico editore Federico Gennaccari, che ho avuto qui a Parma a presentare anche una sua pubblicazione. Lo saluto allora in diretta, ecco, stavo guardando info@fergen.it. Poi magari se vorrà intervenire ben volentieri. Proseguo anche con i saluti. C'è il presidente del comitato centrale del partito, l'avvocato Francesco Condorelli, che saluto, e l'amico, l'imprenditore di successo Massimo Navatta, che vedo anche collegato qui da Parma. Mi piace, è importante evidenziare, insomma, ecco, prima di
di introdurre l'ultimo ospite, relatore, e appunto questo filo rosso che è stato ripetuto dai vari relatori, questo filo rosso che collega appunto le marocchinate alle foibe. Sono appunto due pezzi di storia italiana che per lungo tempo gli italiani stessi hanno lasciato cadere nell'oblio. E noi, ecco, con queste iniziative ribadiremo, insomma, ci teniamo a ribadire, insomma, l'importanza di ricordare la nostra storia, seppure tragica. Introduco l'ultimo relatore, poi dopo chi vorrà intervenire, insomma, con delle domande, delle riflessioni, ben volentieri. Ho il piacere, insomma, di, anche qui ho fatto, come dire, un sunto del ricco curriculum del dottor Pietro Cappellari, che ringrazio ovviamente per partecipare, insomma, a questo incontro, a questa presentazione del libro di Silvano Olmi, direttore della Biblioteca di Paderno, ricercatore, storico e nonché anche lui, insomma, autore di numerosi volumi. Per cui lascerei a Pietro Cappellari la parola. Matteo, scusami, mentre Pietro si collega, che sicuramente si collegherà, volevo, se mi consenti, fare delle integrazioni agli interventi di Egidio e di Trabucco, che ringrazio, certo, per le belle, certo, parole, perché, ecco, Egidio parlava di ricordare, insomma, del ricordo, come Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate abbiamo individuato il 18 maggio come data per celebrare la giornata nazionale delle vittime, e stiamo presentando, alcuni parlamentari, consiglieri regionali del Lazio hanno presentato alla Regione Lazio e in Parlamento delle proposte di legge in tal senso. Io però devo dirti sinceramente che, lo devo dire a tutti gli amici, quella delle foibe è stata travagliatissima, la legge, no? Ve la ricordate, nel 2004, questa del 18 maggio sulle vittime marocchinate sarà sicuramente altrettanto travagliata. Qualche anno fa, con una semplice integrazione all'interno di una legge, della legge di stabilità, no? La legge quella lì di fine anno, con un semplice comma fu riconosciuto a tutti gli internati militari una sorta di medaglia che ancora oggi viene distribuita, anche in questi giorni viene distribuita agli internati militari italiani. Egidio non l'ha detto, ma la qualifica di internati militari italiani fu inserita appositamente per tutelare questi nostri concittadini, che se no non avrebbero potuto godere delle coperture da parte internazionali, perché erano soldati dell'Italia, che ancora era alleata, almeno nella parte, diciamo, centro-settentrionale, con la Germania, e non sarebbero stati né carne né pesce. Fortunatamente fu inserita questa dizione. Egidio parlava di lapidi distrutte. Beh, io penso che con Emanuele potremmo scrivere un libro composto da 5 o 6 tomi, con tutte le fotografie delle lapidi che sono state distrutte, divelte, eccetera. Ma noi non ci siamo sicuramente tirati indietro e abbiamo continuato. Ringrazio l'amico Trabucco, che non conoscevo, però mi sembra di averti letto in qualche occasione. Ti ringrazio, ho tirato un sospiro di sollievo. Questa sera ho da parte tua l'imprimatur che non sono un revisionista, perché purtroppo, come giustamente dicevi tu, questo termine viene gettato in faccia alle persone quando cominciano ad alzare il dito e dicono: ma veramente questa cosa si potrebbe interpretare in un'altra maniera. Sulle foibe si sta scrivendo tanto, fortunatamente, e con Emanuele, poi casomai se ci sarà tempo Emanuele lo potrà dire, è uscito da pochissimi giorni con Eclettica Edizioni un libro molto bello su Norma Cossetto, con diversi documenti inediti, fotografie inedite, e Matteo sicuramente non perderà l'occasione per presentarlo in questo consesso. Però ecco, delle marocchinate si è parlato poco. Perché si è parlato poco? Perché solo dei volenterosi, come tu ricordavi, Daniele, ci hanno messo la faccia. Vorrei ricordare per tutti
Massimo Lucioli, che è stato il primo con la Ciociara e le altre, addirittura oltre 20 anni fa, a scrivere di queste cose. E poi fortunatamente sono arrivato io, c'è Ciotti, Emiliano Ciotti, ci sono tanti altri amici che stanno preparando, stanno scrivendo, eccetera. Certo, revisionista è un termine che è stato gettato in faccia a tanti, tu hai citato alcuni, io aggiungerei Panza, il quale è stato anche contestato, se voi andate su YouTube ancora trovate quei quattro poveretti che vanno lì alla presentazione del libro e tirano fuori lo striscione cercando di impedire a Panza di parlare, mentre invece gli hanno fatto una pubblicità gratuita. E poi io un'altra cosa che mi lascia attonito e sulla quale vorrei la vostra attenzione, che sicuramente sarà massima intorno al 10 di febbraio, la copertura mediatica di un evento come il Giorno del Ricordo è assolutamente ridicola da parte delle televisioni, soprattutto da parte della TV di Stato, perché per analoghe, sapete bene a cosa mi riferisco, analoghe commemorazioni, ci sono film, documentari, interviste, ogni telegiornale cioè, ne tira fuori uno, eccetera, eccetera, da anni c'è questo bombardamento mediatico. Quando arriva il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, improvvisamente cala un sipario, un tendone di silenzio, non un velo, ma un tendone di silenzio, e quindi lì bisogna silenziare questa data. Ti ricorderà Emanuele qualche anno fa la battaglia che abbiamo fatto per far mandare in onda da Rai 3 il film su Norma Cossetto, che aveva magari delle ricostruzioni a tratti, storiche un po' forzate, un pochettino così en passant, però davano il senso veramente della tragedia incredibile di questo che ha subito questa donna e che tante donne hanno subito anche nelle foibe, e quindi ecco, questa battaglia l'abbiamo vinta, però che fatica, veramente una grande fatica. Bene Silvano, grazie. E se Pietro Cappellari mi ascolta. Allora, grazie a tutti dell'invito, perdonatemi nel momento della chiamata, ma è caduta la linea, non so che cosa era successo, però nel momento in cui mi ha sentito il mio nome, probabilmente il computer ha avuto un rigetto di presenza. Quindi grazie, vedo tanti amici, oltre Silvano, che aspetto ancora a Nettuno, il professor Trabucco, ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo anche presso la fondazione dell'RSI di Terra Nuova Bracciolini, il grande Condorelli, che conosco fin da bambino, posso dire, e tutti gli altri amici che ci siamo più volte incrociati nel corso degli anni. Ora, io ringrazio dell'invito. Faccio parte del comitato scientifico dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, e quindi per me essere qui è importante perché si possa parlare di un tema così ancora poco dibattuto, se non davvero proprio sconosciuto nel resto d'Italia. Mi ricordo ad esempio quando iniziai il mio cammino nella ricerca storica. Qui a Nettuno ho fatto qualche volta, quando era permesso farlo a me personalmente, la guida con delle scolaresche, un punto di approdo della passeggiata storica, scoperta storica qui nel mio territorio è obbligatoriamente il cimitero militare americano, che è una grandissima struttura, peraltro straordinaria, un omaggio ai caduti degli Stati Uniti d'America, che ci rende davvero molto piccoli per come noi dopo l'abbiamo fatta ai nostri caduti della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, in un padiglione di questo monumentale cimitero c'è una grandissima cartina geografica a parete, un'intera parete di decine di metri quadrati, dove praticamente è dipinta l'avanzata nel centro Italia degli eserciti anglo-americani. E tra cui c'è ben specificata l'avanzata del corpo di spedizione francese. E io fin dalle prime uscite con le scolaresche, o comunque sia con i visitatori della mia Nettuno, insistevo sempre nell'indicare che questa avanzata era stata contrassegnata
da dei crimini contro l'umanità, perché questa è l'edizione corretta del crimine commesso dal CEF, che non avevano precedenti nella storia d'Italia e che sono stati totalmente estirpati dai libri di scuola. Ora, ovviamente i libri di scuola tacciono obbligatoriamente su gran parte della nostra storia, e quello che viene scritto nei libri di scuola ovviamente è già passato al vaglio di una censura ideologica, perché la storia possa essere scritta solo in quel modo e con quella finalità, che credo che sia una finalità prima di tutto politica, viziata da una visione estremamente ideologica che non porta nulla alla vera scienza storica, perché la storia prima di tutto è scienza, ecco. E dobbiamo anche qui fare un approfondimento, ed è l'occasione per fare degli approfondimenti generali sul concetto di storia e memoria. Più volte noi ci affidiamo alla memoria per ricostruire la storia, ma sono due piani di lavoro essenzialmente diversi, perché la storia è una scienza, la memoria non è né storia e spesso è solo sentimento, e per questo, come tutti i sentimenti, deve essere rispettata, ma la memoria non è storia, e quindi ci sono due piani di lavoro molto delicati sui quali bisogna riflettere e andare a analizzare i fatti. Io sinceramente sono un ricercatore storico, per cui la memoria è una delle fonti di partenza dei miei studi, ma se poi questa memoria non è supportata da documenti incontrovertibili, ecco, rimane qualcosa purtroppo di aleatorio, perché come ricercatore, io sono un allievo di De Felice, purtroppo per lui, mi dispiace averlo nominato e accostarlo al mio nome, però io, essendo provenendo da scienze politiche all'università La Sapienza, era lui il nostro professore, e sono cresciuto poi con gli allievi del professor De Felice, quindi posso almeno definirmi di scuola De Feliciana, per quanto immeritatamente. Ecco, la storia deve essere adeguatamente fornita di documentazione, ovviamente spogliata di una visione ideologica, perché la visione ideologica è una visione distorta della realtà, e quindi chi ha già una visione ideologica della storia non può che descrivere la storia in modo artefatto. Ora, si parte dalla partenza principale è questa, è un proverbio russo molto semplice ma molto diretto: falso come un testimone oculare. Questo per un ricercatore è la guida principale, perché, ripeto, la memoria può essere solo una delle fonti ispiratrici di una ricerca storica. Se non ci sono i documenti, si rischia di percorrere una strada minata, dove quello che ci conduce è il sentimento, una propria visione, visione sì, della storia, e che non sempre corrisponde alla realtà dei fatti. Ora, nella scuola di Feliciana il revisionismo effettivamente ha un ruolo. Nella scuola di Feliciana il revisionista semplicemente è un attributo base di qualsiasi storia. Essere revisionista nella scuola di Feliciana è semplicemente fare il lavoro dello storico, perché qualsiasi storico che si accinge ad analizzare un periodo di storia, essenzialmente cosa fa? Prende la storia come coloro che l'hanno preceduto l'hanno scritta e la revisiona, cioè dispone tutte le casistiche elencate precedentemente sul piatto di lavoro e comincia a revisionare per vedere se la nuova documentazione che egli ha acquisito corrisponde e nella costruzione della storia di chi l'ha preceduto e soprattutto nella comprensione generale di quello che è stato scritto da chi l'ha preceduto. Il processo di revisionismo è un processo normale che si applica alla scienza storica, perché non è l'obbligatorietà
di scrivere il contrario di quello che è stato scritto. In realtà, alla revisione storica, un testo può rimanere inalterato, ossia la nuova documentazione scoperta non fanno che confermare dopo un'opera di revisione quello che è stato scritto. E questo è un lavoro da storico. Ma se nel caso ipotetico che la nuova documentazione ritrovata prodotta dallo studioso tende a modificare i fatti come descritti precedentemente, bene, onestà intellettuale vuole sì che in questo processo di revisionismo, di revisione al testo, porti lo studioso che ha trovato questi documenti a scrivere un nuovo tipo di racconto, e queste sono le classiche applicazioni del termine revisionista. Ovviamente questo termine sarebbe, il dibattito su questo termine si concluderebbe così, almeno nella scuola definiziana, ma in ambito accademico generale, quando noi portiamo la macchina da un meccanico, diciamo, a me sembra che fa un rumore. Il meccanico cosa fa? La prima cosa è controlla la macchina, ossia la revisiona, e al termine della sua revisione dice: guarda, la macchina non annulla, puoi andare via, o la macchina ha un problema e dobbiamo intervenire. Ecco qual è il vero ed unico significato del termine revisionista. È un revisionista, è un attributo, qualsiasi. Ora, purtroppo noi viviamo in Italia. In Italia l'egemonia culturale di una determinata parte politica ha fatto sì che nel corso degli ultimi 70-75 anni dei termini che hanno una propria funzione nel linguaggio dell'italiano, che hanno una propria etimologia, vengono totalmente manipolati per fini politici. Per questo revisionista, che non è un'offesa, ma è un attributo dello storico, diventa a questo punto qualcosa di assolutamente negativo. E qui mi allaccio quindi all'ottima osservazione del professor Trabucco, quando il revisionista usato oggi in Italia è quello di un negazionista dell'ideologia imperante che c'è nello Stato italiano. Allora il revisionista a questo punto diventa un atto di accusa, dove la maggior parte del popolo italiano, che non brilla certo per analisi critica o studio della storia, ovviamente davanti a queste accuse fatte da ovviamente professoroni universitari con stipendio statale, è certo che a quel punto dice: oh mio Dio, è un revisionista, va di retro. E quindi oggettivamente ecco di qui il rifiuto di un termine classico nella storiografia, perché diventa un'accusa politica. Certo che se il revisionista è un deviazionista, un essenzialmente nemico politico, ovviamente usciamo fuori dalla storia. Ecco quindi, ritornando al tema della memoria, perché la memoria è molto importante, e ovviamente un'associazione che si occupa di vittime fa della memoria un atto dovuto nel conservare questa memoria. Tuttavia il problema per un ricercatore storico come me è andare ben oltre la memoria e cercare, nei limiti delle nostre possibilità, di cominciare a scrivere storia, come hanno fatto quindi Massimo Lucioli, come ha fatto Silvano Olmi col suo straordinario libro, e come sta facendo Emiliano Ciotti, che da anni sta seguendo questo filone ed è presidente ovviamente dell'Associazione Nazionale Vittime della Marocchinata. Anche il tema della memoria deve essere affrontato in tutta la sua ampiezza. Io personalmente sono contro la dittatura della memoria. Ecco, questo sembrerebbe un qualcosa di forte, ma in realtà quando si entra nei ricordi di Stato, quelli istituzionali, molto spesso la memoria diventa una banalizzazione della storia, e soprattutto si cominciano a fare delle selezioni, ossia è lo Stato a questo punto
che ci dice cosa noi dobbiamo ricordare e cosa non dobbiamo ricordare. Ecco, perché? Perché c'è questa selezione? La selezione su quali base viene elaborata? Ecco, questo fatto di incentrare i riflettori solo su alcune vittime e comunque sia escludere altre è ovviamente una operazione politica che con la storia e tantomeno con il rispetto delle stesse vittime che si vanno a ricordare non c'entra assolutamente nulla. Ovviamente noi essendo operativi in questo stato dobbiamo confrontarci con la problematica della memoria ed è per questo che è giusto che chi non ha avuto ancora oggi memoria cominci ad averla ed ecco qui ovviamente giustamente la nascita del giorno del ricordo e si sta lavorando anche per la memoria delle vittime delle marocchinate che sono tasselli fondamentali ma non per riscrivere la storia, per fare luce su determinati fatti storici che ancora oggi sono subordinati ad una visione ideologica perché purtroppo ancora oggi quando si parla delle foibe, ma in questo caso torniamo all'oggetto delle foibe, quando si parla con le marocchinate c'è sempre coloro che tendono a minimizzare, c'è sempre coloro che tendono a giustificare. Ora questi, se non addirittura a negare, questi giustificazionisti in realtà sono coloro che poi negli altri giorni della memoria sono i più estremisti e zelanti tutelatori delle vittime. Ecco, quindi qui davanti diventa una lotta tra memorie contrapposte, tra militanti politici. Ecco, bisogna sempre uscire fuori dalla politica quando si parla e di storia e quando si parla di memoria, perché la realtà dei fatti deve essere descritta con cristallinità per dare poi agli altri, indipendentemente dal partito di appartenenza, il giudizio di merito. Perché effettivamente lo storico ha anche nella scuola De Feliciana ha anche una funzione chiarissima ed unica che è quella di comprendere ciò che è avvenuto nel passato. E ripeto, nella scuola De Feliciana neanche esiste il giudizio della storia, perché lo storico che fa giudizio, che giudica gli eventi del passato, spesso utilizzando le categorie morali del presente, non è altro che un moralista. Lo storico, nella scuola De Feliciana, è un revisionista ed è una persona che si dedica alla comprensione dei fatti storici. Li mette su un piatto d'argento e li dà al pubblico, che poi se lo vogliono giudicare bene o male, allo storico poco interessa, perché lo storico non deve condannare, quello lo fa la magistratura, lo storico non deve arrestare, quello lo fa la polizia, sono essenzialmente lavori ben diversi, che in Italia invece vengono fatti da un'unica persona che si arroga il diritto di essere lui l'unica voce ufficiale della storia d'Italia, l'unica persona a dire chi può parlare, l'unica persona a dire chi deve essere condannato e chi deve essere assolto, soprattutto dopo aver consapevolizzato che i crimini commessi dal nemico di turno sono tranquillamente di minor impatto di quelli del proprio amico. Ecco, io concluderei qui il mio piccolo intervento perché la riflessione su cosa sia la memoria e cosa è la storia andava probabilmente approfondito perché certo. Silvano Olmi, partendo da una memoria cancellata, ha saputo scrivere la storia della nostra nazione. Ecco, questo è un passo che dobbiamo compiere tutti insieme. Ti ringrazio Pietro, ci avviamo a conclusione e per tornare sul libro di Silvano Olmi e per evidenziare anche le violenze disumane dei cosiddetti liberatori di queste truppe coloniali, ho evidenziato una nota a proposito di una somara, di un'asina, racconta Marzio Antonio.
A proposito di Somara, nell'accampamento militare situato sotto gli elci del Poggetto era parcheggiata un'asina. Il povero animale, legato ad un albero, aveva le zampe bloccate a terra da paletti e, guarda caso, dietro vi erano state poste delle casse di munizioni per salirvi su. Ogni lettore può trarne le sue considerazioni. Questo per farci intendere le bestialità, le violenze disumane del passaggio dei liberatori. Chiudiamo qui, come dire, l'iniziativa. Se non ci sono domande, o se ci sono, insomma, magari. Matteo, sì. Gradirei delle domande, guarda, veramente. Sì. Grazie. Sì, poi ci avviamo a conclusione perché siamo già un po' fuori. Però è volata via, quest'ora e mezza è volata. Sì. Matteo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, poi così chiudiamo. Il primo che vuole intervenire è Salvatore Marotta. Perfetto, diamo e la parola. Poi c'è Antonello, cioè, come vedo. Molto bene, allora inizia Salvatore. Buonasera, mi sentite? Sì, prego, prego Salvatore. Sì. Io sono Salvatore Marotta e sono commissario provinciale della Fiamma Tricolore di Enna. Allora, intanto mi complimento con Silvano Olmi per il lavoro che ha fatto e al più presto ordinerò il libro. E voglio riallacciarmi a quanto hai detto all'inizio, cioè le marocchinate iniziano dove? In Sicilia, purtroppo, nella nostra terra, dove avviene lo sbarco. E iniziano subito, diciamo, tra Licata e Gela, e poi si concentrano nei paesi dell'interno. E noi abbiamo un luogo simbolico di queste marocchinate che è Capizzi. Tanto che Marinella Fiume ha scritto un libro che in modo proprio emblematico si intitola Le ciociare di Capizzi. Qui avvengono le bestialità di queste bande marocchine, violenze ovviamente inenarrabili, però quello che ci piace sottolineare è anche la reazione degli uomini siciliani, i quali vendicano donne. Molti di questi marocchini verranno trovati morti, alcuni saranno addirittura dati in pasto ai maiali, perché proprio letteralmente succede questo, altri evirati. E un'altra cosa che volevo sottolineare, e questo magari ha lasciato un po' perplessi anche alcuni sul costume siculo, diciamo, che nessuna di queste donne sarà emarginata. Nessuna di queste donne che subirono violenza sarà guardata male, perché tutti quanti capirono che fu una tragedia che toccò, diciamo, la popolazione. E io volevo chiederti se nel libro c'è un capitolo, comunque qualche pagina specifica proprio su questa tragedia di Capizzi. Sì, assolutamente sì. Guarda, Salvatore, ti ringrazio. Hai citato un libro recentissimo che io ancora non ho potuto leggere, di questa signora che ha raccolto, diciamo, anche delle testimonianze personali. Sulla Sicilia parlo molto perché ho recuperato nel settembre del 44, nella zona di Trapani, Xitta e Paceco c'erano un reparto di paracadutisti francesi che diede vita, insomma, a una serie di violenze terribili. Quello è uno degli episodi, poi ce ne sono tanti purtroppo in Sicilia, e quindi lì la popolazione si ribellò e ci furono dei conflitti a fuoco. Ci fu proprio uno scontro a fuoco con scambi di colpi di fucileria da una parte gli uomini lì di questo paese e dall'altra parte questi marocchini, queste truppe francesi. E c'è un ampio capitolo dedicato alla Sicilia. La Sicilia è stata duramente colpita, nonostante che, insomma, il passaggio sia stato non molto rapido, perché loro pensavano di conquistare la Sicilia in un paio di settimane, ci hanno messo un bel po' di giorni in più. 38 quindi, giorni. Ecco, un po' di giorni in più l'hanno fatto, hanno fatto questa cosa. Però
In Sicilia ci sono tanti episodi, veramente tanti episodi. Uno me l'ha raccontato un amico di Trapani, è che questi marocchini, quando andavano a fare i propri bisogni, sembra che battessero con le mani dei sassi. Qualcuno dice per tenere lontani i serpenti o per non so, una sorta di loro tradizione. E quindi quando erano, diciamo, uso il termine che mi capite, mentre stavano facendo i propri bisogni alla garibaldina, come si dice dalle parti nostre, erano facile preda di gente del paese, di gente di campagna, che erano insomma molto rapidi nell'uso del coltello. Però questo è tipico di una, come posso dire, di una cultura contadina, cioè i contadini non solo della Sicilia ma anche della Campania, del Lazio e della Toscana, di fronte a queste violenze continue da parte dei marocchini, andavano prima dagli ufficiali francesi, andavano dalla gendarmeria francese e dicevano: guardate che questi ci violentano, ci rubano, ci derubano, perché oltre alle violenze fisiche c'erano anche furti, rapine, razzie, cioè c'erano tutta una serie di reati terribili, per cui questi ormai avevano veramente carta bianca. E gli ufficiali francesi e la gendarmeria francese dicevano: ma nemmeno noi li possiamo controllare, se vi danno fastidio rispondete. E questi poveretti dicevano: ma come rispondiamo se noi non siamo armati? Punto interrogativo. Allora questi coloniali francesi verranno uccisi dalla popolazione con gli attrezzi che avevano, con le falci, con i forconi, con tutti quegli attrezzi che erano tipici della nostra cultura contadina e che vengono usati in quel momento per salvare, per salvaguardare la propria, l'incolumità propria, quella delle figlie e delle mogli. Tra l'altro c'è un altro aspetto che è terribile. Spesso e volentieri le violenze venivano compiute nei confronti delle donne, erano precedute, perché queste donne giustamente si opponevano, le donne venivano picchiate selvaggiamente, quindi ridotte in condizioni pietose, e dopo subivano la violenza, ma la violenza non da una persona sola, ma da 1, 2, 3, 4, 5, 10 fino a 15, 20 persone. Quindi era una violenza multipla. Pensate la violenza non solo fisica, che era preceduta, ripeto, da delle botte e da calci, pugni e altro, ma anche il fatto di essere poi violate da 15-20 persone di seguito. Cioè era una cosa orrenda, una cosa incredibile. Davanti ai familiari. Ci sono tanti casi, Salvatore, di donne che per sfuggire si buttano dalla finestra, preferiscono buttarsi dalla finestra, magari rompersi una gamba, un piede, un braccio e scappare, piuttosto che dover subire delle violenze così terribili. Il dovere, il ruolo di moderatore me lo impone, e cerchiamo di fare così domande brevi, così che facciamo intervenire chi vuole. C'era Antonella da Torre Maggiore che voleva porre una domanda. Prego Antonella, non ti vedo ma... Sono qui. Ah, ecco qua. Buonasera a tutti. Volevo dire, io sono pugliese, Torre Maggiore, provincia di Foggia, sono la segretaria regionale delle politiche femminili, grazie ad Anna Zolla. Volevo dare un abbraccio forte a Paola Venditti, grazie. Volevo fare una domanda retorica, magari ci sarà una risposta, forse. Il Tribunale di Norimberga qui non interviene? E poi volevo chiedere un'altra domanda a Silvano. Ma in Puglia hai qualche resoconto? Perché ho fatto delle ricerche, sembra che non ci sia niente, ma secondo me sono state nascoste, perché c'è stato uno spettacolo a Brindisi di Cristicchi dove ha parlato di questi diavoli, chiamiamoli così. Non è che sapresti dirmi qualcosa? Allora... Ti ringrazio Antonella, sono pugliese anch'io, per cui sono curioso anch'io di sentire la risposta di Silvano. Sì, guarda, ti ringrazio Antonella, due domande belle, pesanti e toste.
Allora, guai ai vinti, dicevano, si diceva una volta, e ovviamente i processi li fanno i vincitori nei confronti dei vinti. Non c'è stato mai niente, tra l'altro devo dire che le violenze carnali sono state sempre ritenute fino agli anni 90 un elemento accessorio, no, della guerra. Poi quando siamo arrivati negli anni 90 nella ex Jugoslavia, ci sono state le violenze che voi ben conoscete, allora c'è stata l'espressione per cui quelle violenze sono state inserite. Prima c'era stata anche l'Uganda, il conflitto tra i Tutsi e l'altra etnia, e quindi hanno riconosciuto le violenze carnali come un crimine contro l'umanità. E quindi c'è stato questo riconoscimento internazionale, quindi da pochissimi anni, se andiamo a guardare, insomma, c'è stata questa cosa. Poi io lo accenno nel libro, faccio un accenno anche a questo fatto. La Puglia. In Puglia io cito dei fatti, e so che Emiliano Ciotti ha trovato dei documenti anche sulla Puglia, perché il problema della Puglia era che c'era Taranto e Brindisi, quindi arrivavano questi soldati francesi che però erano marinai e che ovviamente facevano il bello e il cattivo tempo e cercavano briga e facevano violenze, furti, eccetera. Quindi ci sono stati anche dei casi di violenza carnale nei confronti delle donne. E io cito un fatto a Francavilla, dove ci fu uno scontro tra questi marinai francesi e dei marinai italiani, e addirittura fu fatta una spedizione da parte di questi francesi, poi lo trovi nel libro, che marciarono sulla città e volevano fucilare il maresciallo dei carabinieri, il sindaco, il parroco e il commissario di polizia. Solo che gli andò male, perché quando arrivarono a Francavilla e si divisero, quelli che arrivarono sotto il comando dei carabinieri trovarono due marescialli, insomma, che non se la facevano passare sotto il naso, i quali al fuoco di fucileria dei soldati francesi risposero con un fitto lancio di bombe a mano che convinse questi personaggi ad allontanarsi rapidamente dalla zona. Nel frattempo arrivò la polizia inglese e la polizia statunitense, che ovviamente ebbe un trattamento molto ruvido nei confronti di questi soldati. Tant'è che io ho trovato dei rapporti da parte della gendarmeria francese, dove i soldati coloniali francesi si lamentano per i trattamenti ai quali sono sottoposti da parte degli MP, cioè della Military Police americana, i quali componenti erano, insomma, dotati di robusti manganelli che venivano usati sapientemente sulla schiena e da altre parti del corpo di questi coloniali francesi, questi quali si andavano a lamentare con i loro comandanti. Ci siamo trattati come dei gangster da parte della polizia militare americana. Evidentemente doveva essere il trattamento che si erano andati a cercare facendo le loro violenze. Però ecco, su questo fatto della Puglia stiamo facendo un approfondimento, perché abbiamo trovato casi anche in Abruzzo, e dovunque sono passati c'è stata questa cosa. Però una cosa ti vorrei dire, Antonella, lo vorrei dire a tutti: non sono soltanto i coloniali francesi che si macchiano di queste terribili cose. Quasi tutti i soldati alleati hanno fatto queste cose con minore intensità rispetto ai coloniali francesi, ma anche loro si sono macchiati di tante violenze. Grazie Silvano. Davvero chiudiamo. Mario Settineri, segretario regionale della Fiamma Tricolore, breve intervento, breve risposta e poi ci salutiamo. Prego. Mi sentite? Sì, prego. Sarò telegrafico, come si dice. Ottimo. Si dice sempre, magari poi non lo si fa mai. Comunque, niente, io volevo intanto ringraziare i relatori, particolarmente ovviamente Silvano Olmi, che ha scritto questo libro, per questa bellissima serata di cultura che ci hanno dato la possibilità di vivere. È stata un'esperienza bellissima, abbiamo appreso cose
che non conoscevamo o che conoscevamo marginalmente. Io da siciliano avevo avuto sentore di quanto successe in quelle tristi giornate all'opera dei marocchini in Sicilia, le violenze che hanno che furono perpetrate nei confronti delle nostre donne, non so, ma anche degli uomini e anche dei bambini. Segretario, la domanda, così chiudiamo. No, no, volevo, era per, la domanda era questa qua, vabbè, saltiamo. Volevo chiedere a Silvano, stante quella che è, diciamo, la cultura imperante, le difficoltà oggettive che ha trovato nel portare avanti il suo lavoro, perché lui ha allargato, ha ampliato lo scenario arrivando, partendo diciamo dal meridione d'Italia fino alla Toscana, ecco, soprattutto in Toscana, soprattutto nel nord Italia, che sappiamo benissimo ha un preciso orientamento politico, io immagino che maggiore siano state le difficoltà. Ecco, vorrei sapere qualcosa a questo proposito. Grazie. Beh, grazie Mario. Sì, guarda, telegrafico, poi chi vuole poi magari ordinare il libro, c'è le mail che vedete, info@lafergen.it, insomma, per ordinarlo, per approfondire anche questi argomenti e magari mandarmi anche qualche vostra nota, di qualche segnalazione, qualche cosa. E ti dico, io l'unico problema che ho trovato... Sì, scusami Silvano, scusami. No, chi vuole poi ordinare il libro, se mi chiama magari do dei riferimenti più precisi. Grazie. Sulla casa editrice Federico Gennacari. Sì, il libro merita di essere letto e quindi comprato, ovviamente. Prego, prego. Guarda, l'unico problema che ho trovato, ti dicevo Mario, l'ho trovato all'archivio di Stato di Grosseto, dove ci sono un po' di un archivio un po' lacunoso, e poi non ho trovato una grande collaborazione da parte della struttura, diciamo, impiegatizia. Invece a Siena una grandissima collaborazione, tra l'altro alcuni storici ovviamente un po' schierati hanno scritto qualcosa di quello che è successo a Siena, ma lo hanno scritto en passant, così, tanto per citare il fatto, per poter dire l'ho scritto anch'io, però non ci sono degli studi approfonditi su questo argomento, li stiamo facendo noi, io, Emiliano, ecco il libro che vi dicevo di Massimo Lucioli, che ormai risale a molti anni fa, ma che fu veramente un lavoro anticipatore. E questi, Mario, sono argomenti che non trovano, quello come diceva giustamente Pietro, non trovano da parte di una certa intelligenza un'accoglienza importante. Diceva Pietro giustamente che tutte le cose devono essere riscontrate dai documenti. Io oltre ai documenti lavoro anche sulla memoria, infatti ho in preparazione un altro libro, non so quando uscirà, perché con Pietro stiamo facendo un lavoro bellissimo in vista del 2022, dove, non so se penso lo saprete, ci sarà il centenario di una nota marcia, e stiamo raccogliendo delle documentazioni anche su questo argomento, ovviamente con un profilo storico di altissimo livello. E vi dicevo, questo libro sulle marocchinate, il secondo che farò, si chiamerà Finché dura la memoria, perché come diceva Pietro, la memoria, il ricordo, le cose sono importanti, sono molto importanti. E anche quello che noi abbiamo fatto questa sera, che sembra una piccola cosa, invece grazie a Matteo e grazie a tutti voi, è un momento di riflessione importantissimo su un argomento molto spinoso e quasi sconosciuto, che invece dovrebbe essere ricordato sempre. Noi speriamo che questo 18 maggio, noi andremo 18 maggio come Associazione Nazionale Vittime Marocchinate in varie città italiane, o soprattutto del centro-sud, a rendere omaggio a queste donne, a questi uomini che hanno subito queste violenze, e speriamo che presto ci sia una giornata in ricordo delle vittime. Io non sono per cancellare i monumenti, non sono per quelle idiozie che stanno facendo negli Stati Uniti in America, dove tirano giù le statue. Io sono per aggiungere, non per togliere. Quindi grazie, la Silvano. Nostra deve essere questa cosa importante. Non togliamo, ma aggiungiamo qualcosa. Silvano, grazie ancora. Davvero chiudiamo. Per chi vuole acquistare il libro, lo può trovare sul sito www.agendalibri.it. Così ci scrive Federico Gennacari, l'editore, oppure può ordinarlo nelle librerie, insomma, se c'è difficoltà di collegarsi al sito www.agendalibri.it.
Davvero ringrazio tutti, vi saluto e alla prossima iniziativa del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buona serata, grazie.